Donnarumma 5 due buoni interventi su Parisi e Guberti nel primo tempo poi non può nulla sulle prime quattro reti Granata ma forse poteva far di più sugli ultimi due gol Almici 4 riproposto dopo lungo tempo titolare manca completamente di reattività in occasione della prima rete Granata e soffre terribilmente l'intraprendenza di Guberti fino al tracollo completo della ripresa Cottafava 4 all'inizio si distingue per un paio di chiusure provvidenziali ma la facilità con cui Bianchi lo salta in occasione della prima rete in Imbarazzante per un giocatore della sua esperienza. Nel secondo tempo vede solo passare gli avversari. Benedetti 4, anche lui poco reattivo in occasione del primo gol, si perde completamente Antenucci sull'azione del raddoppio del Torino e da lì in poi non si riprende più. A conferma di un periodo di netto calo per l'ex interista. Caracciolo 4, adattato da terzino sinistro, su Racolo mette in estrema difficoltà per tutto il primo tempo. Nella ripresa naufraga insieme al resto del reparto. Nuanco 4 e mezzo, recuperato in estremis si nota sin dall'inizio che non era al meglio e soprattutto fisicamente non riesce a reggere il confronto con in pari ruolo avversari. Boisfer 5 dopo l'ottima prova fornita con il Crotone il centrocampista francese viene risucchiato dal dinamismo e dalla qualità del centrocampo Granata scomparendo pian piano dal campo. Gerbo 5 impreciso e non certo un fattore sulla partita quantomeno cerca di metterci un po' di grinta e di ardore che sembra mancare al resto della squadra Guzman 4 e mezzo della sua partita si ricorda soltanto una sponda per Gaffedi nel primo tempo e un lancio a Mastronunzio nella ripresa. Dovrebbe essere l'elemento di maggiore qualità della squadra ma non riesce ad incidere in nessun modo sulla gara. Ciofani 4 e mezzo rifatto non vede mai la palla ma non è certo semplice visto che l'intera squadra non lo assiste per quelle che sono le sue caratteristiche. Esce per infortunio al suo posto al 54esimo Mastronunzio 5. Riesce quantomeno a tirare in porta. Forse per la prima volta da quando indossa la maglia rosso-blu ma Benussi respinge. Per il resto si sbatte senza costruire brutto a giochi oramai fatti. Graffiedi di 4 e mezzo gioca più da centrocampista che da attaccante per coprire sulle soventi sovrapposizioni nella corsia Mancina Granata. Gli capita una buona occasione ma tira debolmente addosso a Benussi, poi si ferma per un risentimento muscolare. Al suo posto al 44 Ragazzo 5. Prova ad effettuare qualche giocata ad inizio ripresa, ma si spegne presto insieme ai suoi compagni. Alessandrini 5, battesimo di fuoco in Serie B per il tecnico Gubino che comunque sembrava avere azzeccato la tattica iniziale. Quantomeno in fase di copertura, visto che poi la squadra non è mai riuscita a ripartire. Dopo il 2-0 prova a cambiare, ma oramai è troppo tardi, e comunque più che gli aspetti tattici è mancata quella cattiveria agonistica di cui necessita una formazione che deve lottare sino alla fine per la permanenza nella categoria. Urge una svolta immediata e la prossima sfida con il Livorno sembra già decisiva in tal senso.